l'attuale organizzazione sociale è semplicemente orribile, solo che mascherata in modo tale che è difficile accorgersene, ma c'è un sintomo scientificamente potente, che è il disagio profondo che tutti gli occidentali provano rispetto alla loro vita. Perché provano questo disagio? Perché inconsciamente si accorgono che stanno solo esistendo e non vivendo. Si accorgono che a loro sono concesse poche cose e sono concesse in modo così ricattatorio e terribile da creare un'insicurezza perenne. Cosa diventa questo capolavoro assoluto? Diventa un ruolo, cioè diventa un ragioniere, un impiegato, un marito, un papa, un presidente, magari persino della Repubblica. Insomma, diventa qualsiasi cosa meno quello che lui è ed è nato per essere, e cioè un assoluto, irrepetibile, smisurato capolavoro, del quale capolavoro, fra l'altro, tutti ignorano le caratteristiche. Nessuno che è andato a scuola o anche all'università conosce davvero la vastità meravigliosa dell'organismo umano, né la complessità strepitosa e spettacolare dell'ambiente in cui l'essere umano vive, cioè dell'universo. Smettetela di chiamare queste persone infelici pedofili, che non vuol dire niente, li deve chiamare con il loro nome, che è pederasti. Smettetela di chiamarli impiegati, ma chiamateli piegati. Smettetela di parlare di imprenditori, sono dei prenditori. Quindi usate la lingua e poi cominciate a dire il loro governo e non il nostro governo. Cominciate a dire hanno fatto la guerra in Afghanistan, non siamo andati in Afghanistan. Cominciate a liberare il mondo, liberando il vostro mondo, quello interno, a diventare proprio cittadini di un mondo diverso, che non hanno paura di toccarsi, non hanno paura di scambiarsi dei pareri, eliminando la polemica. Polemos vuol dire guerra. Invece lo scambio di punti di vista e ricordarsi che quando incontriamo qualcuno stiamo incontrando la parte più nascosta e non saputa di noi stessi. Quindi ogni persona che incontriamo è sacra,